Io vorrei subito chiamare qualcuno che è stata soprannominata l'influencer della grappa. È una bellissima ragazza, rappresenta la sesta generazione di una famiglia importantissima nel settore delle distillerie. Se io vi dico Nonino, avete già capito di chi si tratta. Allora chiamo Francesca Bardelli Nonino. Anche qui un tifo. Benissimo. Allora. Ci parliamo a distanza, ma comunque anche perché giustamente tutti conosciamo le distillerie, ma forse non conosciamo a fondo Francesca. Dicevamo, rappresenta la sesta generazione della famiglia, è laureata in economia, però è anche sommelier, bartender, ha un master in social media communication e questo è molto importante perché è diventata famosa nel giro di un solo anno, proprio sui social, raccontando le vicende della sua famiglia, che è la storica azienda di distillatori friulani. L'influencer della grappa, appunto, come è stata ribattezzata, conta decine di migliaia di followers su LinkedIn e Instagram che seguono rigorosamente i suoi suggerimenti. Ed è una cosa appunto di famiglia perché con sua zia Elisabetta segue anche la promozione sul mercato americano che la porta spesso oltreoceano, tant'è vero che è stata la prima distilleria italiana e l'unico brand di grappa a ricevere il titolo di migliore distilleria del mondo da Wine Enthusiast. Io volevo chiedere a Francesca. Ma una domanda che sembra banale, ma in realtà non lo è in questo caso. Cosa rappresenta per te questo premio? Io devo dire che sono emozionatissima di essere qui nella Camera dei Deputati con queste personalità incredibili, anche perché questo premio rappresenta il lavoro di tutta la mia famiglia. Mia nonna è stata la prima ad andare oltreoceano, senza parlare una parola di inglese, ma armata del linguaggio della passione e a spiegare agli americani cosa fosse la grappa e come con la distillazione artigianale di vinaccia di un solo vitigno distillata freschissima, ha rivoluzionato questo prodotto da un distillato considerato povero in quello che oggi rappresenta l'eccellenza del Made in Italy nel mondo. E come l'eredità più bella, questa passione, questo amore per il lavoro è stato tramandato di generazione in generazione, arrivando anche a me, la sesta, che ho potuto continuare questo racconto appunto negli Stati Uniti e con la grappa, raccontare la storia di 125 anni di distillazione, la storia della nostra Italia, la bellezza, la cultura del nostro paese. Però questo non sarebbe stato possibile senza mia zia Elisabetta, che ha. Si può alzare in piedi, signora? Un applauso ci vuole. Che ha seguito questo mercato prima di me, che mi ha accolto con lei in questo mercato quando ero una professionista acerba, solo con tanto entusiasmo, e non saremmo qui oggi se non fosse stato per la tua guida e il tuo esempio. Grazie. Grazie, allora io chiamo il senatore Andrea Paganella che consegnerà il premio. Dove va? Dove va? Aspetti. Allora, la cosa bellissima di Francesca che è il suo entusiasmo che non ha perso, io trovo meraviglioso. Allora, un premio doppiamente meritato, senatore, se vogliamo. Sì, va, dovrebbe esserci, aspetti. C'è il nome. È davanti. No, allora cerchiamo. Eccola qua, è più vicina a me. Tra l'altro, premi bellissimi, questi sono nuovi premi che debuttano quest'anno e sono veramente molto belli. Allora, direi che sarebbe quasi il caso di fare un brindisi, ma a quest'ora la grappa forse è un po' eccessiva.